Bella ragazzi, veniati costantemente da Digno. Oggi ragazzi andiamo a fare un altro video su FIFA dopo molto tempo, e sarà la simulazione di Inter Manchester City finale di Champions League. Non andrò a giocare, ma metterò il ho messo il controller in mezzo, non gioco né da una parte né dall'altra. Però prima che inizi il video vi chiedo di lasciare un like, iscrivervi al canale, attivare la campanella per non perdere mai nessun video. Arriviamo a 400 iscritti, dai, mancano solo 20 iscritti entro giugno. E niente, partiamo. Allora, lo stadio non è un granché, però l'importante è vedere chi vince. Come vediamo, Zanetti è il possesso, è del City. Ah, attenzione, faccio io la telecronaca. De Bruyne, e la possesso è del City. De Bruyne si butta in avanti senza nessuna paura, l'Inter non lo chiude. Ora il City, De Bruyne in porta. Il City fa paura. Onana. No, signori, mi sono accorto che... Ah, ecco perché non lo chiudeva lì, perché io non ho messo... Ma vi giuro, io l'ho messo in mezzo. Vabbè. Adesso siete avete avuto la prova. Perfetto. Darmian. Adesso, signori, non c'è niente da fare per il City. È fottuto. Perché... questi milanesi, tocco di qualità di Di Marco, Çalhanoğlu il destro, ha tirato una mezza scorreggia. Sto registrando questo video ed esattamente alle 18:48, un po' prima di Milan-Juve, anzi Juve-Milan. Marez, attenzione, Marez in mezzo, Acerbi è riuscito a chiudere Haaland, il pallone dell'Inter, Di Marco, Martinez, Lautaro, Lukaku, tacco per Martinez, che qualità la Lula. Martinez viene intercettato da Stones, però c'è una gola, intercetta di nuovo Lautaro, Lukaku poteva tirare in porta, però si è fatto sorprendere dalla difesa del City. Ola, lancio lungo per Grealish, Dumfries a chiudere tutto. Brozovic sbaglia il passato, Grealish, Gundogan, attenzione, Acerbi ancora, Darmian. Intercetta Gundogan, Haaland si sposta sul sinistro, Haaland indietro per Grealish, Dumfries, ancora Grealish, Akanji, ex Dortmund, Walker sbaglia il colpo di tacco, Brozovic intercetta, Lautaro, Lukaku, ancora Lautaro, si allarga Dumfries, attenzione, occasione Inter, Dumfries sbaglia il cross, pallone di Ederson. Siamo sulla mezz'ora, appena adesso. Attenzione Marez, colpo di testa per Rodri. In mezzo al campo, vediamo. Non viene pressato, De Bruyne invece sì. Che allarga per Marez. Si fa pericoloso il City. Marez, Gundogan. Il destro deviato. Primo angolo della partita. E a favore del City. Marez. Battuta corto per De Bruyne. E Bruyne, Rubén Díaz, solo a Onana, non si far sorprendere. Bastoni, Brozovic, Lukaku, Martinez, c'è una Lautaro, può andare tu per tu col portiere, e però viene chiuso da una super difesa del Manchester City. Siamo ormai al 42esimo, siamo alla fine di questo primo tempo, che si è sullo 0-0. Ultimo minuto di gioco. Vediamo se ci sarà il recupero, ma non penso. Barella. 0 di recupero. Martinez può sbloccarla. Lautaro viene chiuso da Rubén Díaz. L'arbitro non fischia ancora. Adesso fischia. Fine primo tempo. Ah, ragazzi, andiamo a vedere. Come sta l'Inter? Allora, vabbè, sono molto carichi. La dominanza è un po' più del City, ma questo si sapeva, però l'Inter li tiene a bada. Riparte il secondo tempo con Martinez. Lukaku, Martinez. Adesso vuole vincerla l'Inter. Lautaro, Lukaku. Brozovic. Barella ancora per Lukaku.
Dumfries. Scambio con Barella, Lukaku viene intercettato da Rodri, Gundogan, De Bruyne. Può ripartire la città, attenzione, adesso si fa pericoloso. Marez supera Bastoni. Torna un po' indietro, supera anche Brozovic. Marez, Haaland. Marez viene buttato a terra da Brozovic, non c'è fallo Rodri. De Bruyne esterno destro. In angolo mette Onana. Tanto Brozovic, Marcelo Brozovic viene ammonito. 53esimo. De Bruyne in mezzo ci arriva, c'è il Beno Haaland. Gundogan. Il destro Onana. Si butta e la tiene stretta. Che portiere di qualità adesso il possesso dell'Inter. Acerbi per la precisione. Calhanoglu. L'Inter supera la metà campo. Barella. Bella l'apertura per Di Marco. Di Marco supera Gundogan. Lautaro. Lautaro però era in offside. 60esimo appena adesso. Walker, Rodri, De Bruyne. L'apertura per Haaland che è imprendibile. Haaland. De Bruyne. De Bruyne. De Bruyne. Questo stacco per Haaland. De Bruyne, Haaland, Haaland! Erling Braut Haaland la sblocca lui. Inter 0, MCI 1, MCI 1, Manchester City è in vantaggio con il gol di Erling Braut Haaland, che nelle scorse semifinali non ha segnato nemmeno un gol. In totale era 5 a 1. Nessun gol suo. Lukaku, Dumfries, Rodri intercetto con De Bruyne. Adesso vuole chiuderla anche il City. De Bruyne può allargare per Marez, ma non lo fa, perde un po' di tempo. Adesso lo fa perché inganna l'Inter. Marez in mezzo a Acerbi. Intercetto, però non capiamo cosa è successo. Pensiamo ci sia stato fallo. De Bruyne metterla in mezzo, c'ha anche Akanji vicino. Dopo da Akanji la passa vicino, che può metterla lui un po' male, Brozovic. Di Marco. Adesso può partire col contropiede dell'Inter. Lautaro. Lautaro. Si imbappina col pallone. Il City recupera Stones. Attenzione. Che ha fatto una super partita nelle semifinali. Foden. Mentre tirava Acerbi, gli mette il piede in mezzo. Lukaku. Barella. Lukaku, anche lui, quasi imprendibile. Però si allarga troppo. C'è Lautaro in mezzo, Dumfries. Gundogan, però c'è il colpo di mano di Gundogan. Quindi è fallo, punizione per l'Inter. Calhanoglu. La quasi impossibile tirare, quindi la può mettere in mezzo sicuro. La deve mettere in mezzo Dumfries. Miracolo di Ederson a meno 10, meno 9. Esce Lautaro. Incredibile, entra Dzeko. Dzeko, attenzione, Dzeko. Dzeko. Calhanoglu in mezzo. Attenzione, rovesciata di Correa! Ma cosa stiamo vedendo? Se l'Inter segnava questo gol, veniva giù lo stadio. Rovesciata in più all'ultimo. Non è che il City può vincere la sua prima Champions League nella storia. L'Inter, la quarta. Però stanno peggiorando, cioè stanno diminuendo le possibilità per l'Inter di rimontare. Meno 4 Foden. Può anche chiudere la City. Foden. Dumfries la mette in angolo. Esce Lukaku, entra Mkhitaryan, quello che ha fatto il secondo gol nelle semifinali contro il Milan. Foden supera Calhanoglu. Alvarez, Ruben Dias, attenzione. Ruben Dias lascia entrare per Onana, più 3 minuti. L'Inter ha veramente poco. Attenzione perché siamo già al secondo minuto. Ma il possesso è del City. La partita è finita, il City è campione d'Europa. Per la prima volta, però non è fissi, perché può chiuderla De Bruyne. De Bruyne in angolo. Fa battere pure l'angolo l'arbitro, pazzesco. Può fare il 2-0, il 0-2 il Manchester City. Attenzione. Foden, possesso suo, vuole tirare in porta, invece no, Ruben Dias, tiro deviato, possesso, Inter fischia l'arbitro, il City è campione d'Europa per la prima volta nella sua storia, Erling Haaland,
In ginocchio a terra, scoppia in lacrime, tutti in campo. E signori, anche questa Coppa dei Campioni è stata decisa stavolta da un inglese. Questa giornata dobbiamo finire qua. Un saluto a tutto, noi ci ribecchiamo in un prossimo video. Bella ragazzi.